Ragazze e ciao ragazzi, scusate questo ciao esplosivo, sono appena tornata da 3 giorni dal mio paesiello e niente, voglio far vedere cosa ho portato nei miei vari beauty per questi 3 giorni. Sono stati 3 giorni praticamente di feste e festicciole paesane. Sono andata con un paio di amici e il fidanzato e vi faccio vedere quello che ho portato. Inizio dalle cose che sono fuori dai vari beauty. Prima di tutto ho portato il leva smalto perché ho cambiato lo smalto sabato praticamente e quindi mi serviva. Speravo di finirlo e portarlo indietro vuoto, invece me lo sono portato indietro con un'altra goccia. Poi ho portato l'acqua termale della Vichy che uso come tonico, fissante trucco, post struccaggio eccetera. Fuori dal beauty, non l'ho voluto lasciare all'interno, ho portato questa trousse della Monella Makeup. Ok, si è rotto praticamente i dentini, però ho portato questa perché c'ha diversi ombretti, mi piace, però non sono riuscita a mettere all'interno di un beauty perché se ne si apriva, avete visto, i dentini si stanno rompendo. Poi iniziamo ora con i vari piccoli beauty e poi arrivo a quello grande. O partiamo da quello grande, partiamo da quello grande. Questo è quello grande. Allora, qui c'è appena fuori un pinzettone. Aiuto, tirati su. Aprendo troviamo lo spazzolino. Il dentifricio avevo portato uno piccolino che è finito e l'ho lasciato alla spazzatura del paesiello. Un pettine a denti larghi della G-Cube in legno di, non mi ricordo che legno era, trussettina della Pupa a forma di orsacchiotto con le manine all'insù perché adoro utilizzare, scusate ma si è praticamente distrutto, questo color miele all'angolo interno è opaco però mi apre tanto lo sguardo, poi essendo un color caldo mi enfatizza gli occhi azzurri e quindi ne approfitto spesso e volentieri per metterlo. Un'altra trousse della Pupa, questa a forma di zebra, mi è rimasto poco e niente ma l'ho detto già altre volte, mi piace tanto questo marrone caldo con riflessi ramati che sempre enfatizza il mio occhio azzurro. Ennesima trousse della Pupa, questa la porto sempre con me per, aspettate, eccolo qua, questa sputacchia di fard che è rimasto, un po' di bianco da queste parti che serve sempre, prima o poi le finirò queste trousse. Contenitore delle lentine con piccolo contenitore contenente il liquido, questo l'ho preso dal sito, come si chiamava, non mi ricordo, lentiniamo o qualcosa del genere. Scusate, l'altra trousse della Deborah questa volta per questo bellissimo colore, questa trousse praticamente l'ho trovata in casa, era di mia sorella, cercavo un highlighter e ho trovato questo intorno alla farfallina che mi piace tantissimo, è un beige carne con tanti sglitterini che mi illumina l'arcata sopraccigliare, mi piace tantissimo. Il detergente che sto usando in questo momento è della Nivea, un gel detergente purificante per pelli da miste a grasse con alga oceanica e idra IQ. C'è un sacco di microgranuli, mi sta piacendo tanto. Poi la mia salviettina in microfibra, sporchissima, la devo lavare. Questa ve la faccio vedere dopo. Sentito il cellulare, le salviettine della Fresh and Clean Beauty Viso e Occhi, 25 salviettine struccanti che non mi fanno impazzire e basta. In questa trousse non c'è più niente, ora vi faccio vedere cosa c'è in questo sacchettino. Qua praticamente ci sono i jewels o gioielli. Allora, ho portato un braccialetto con tanti piccoli brillantini sul rosso, nero e argentato, un altro braccialino con fiorellino pieno di sglitterini, poi un anello con pietra bianca tipo cristallo di luna di Sailor Moon, adoro quell'anello, è troppo bello. Poi
una collana con un punto luce. Mi piacciono tanto queste collane, questi pezzi argentati o oro bianco con i glitter, ecco un'altra. Questa è sempre argentata, però c'è i glitter rossi e ha questo frusciù sotto, pure mi piace tantissimo. Paio di orecchini lunghi, questi sono in argento se non sbaglio e hanno sempre delle pietre. Devo mettere vicino, scusate un attimo. Credo che siano Swarovski questi, non ne sono sicurissima. Daglie, aspetta, non vi muovete, fermi là. Fermi e non vi muovete. Ok, sono lunghi e qui hanno due, credo Swarovskini. Poi ho portato un altro paio d'orecchini, sempre con questo Elementa Swarovski, ne sono sicura, perché ho ancora la scatola e li ripongo poi a posto. Sono questi e hanno la collana in abbinato. Aspettate un momento, si è fatto un nodo, vabbè, fa niente. Girati, eccola qua, più vicino. Aveva anche l'anello in abbinata, ma non so che fine abbia fatto, probabilmente un trasloco sarà andata persa. Ogni volta che faccio un trasloco perdo qualcosa. Poi un anellino piccino 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 dorato, ne porto sempre uno perché mi piace mettere diversi anellini, e un paio di mollettine bianche, non si sa mai, io ho capelli molto sottili, con questi riesco a fermare anche uno chignon, quindi li tengo sempre, li porto sempre quando viaggio, perché non si sa mai, io me le metto, chiudo così come stasera a mezza coda, o chiudo a codini alti, o faccio uno chignon, mi sistemano i capelli e sto tranquilla, mi sistemano un pochino il tutto. Ora passiamo a quale? A quella. Allora, questa qua è della Yves Rocher, è una piccola pochette in rosso e in dorato della collezione natalizia di quest'anno, se non sbaglio. Ho messo tutti i prodotti per la mia base. Allora, pesco random, la cifra della Maybelline, la Finiton, la numero 42, Dark Beige, è rimasta praticamente solo i contorni, tra un po' finisce e la cestiniamo. Poi ho portato dell'Astra la terra compatta, questa la uso per il contouring, è la 02, si intravede, si vede il fondino. Poi la palette di correttori della Wet n Wild, di cui adoro in questo momento l'illuminante, ho finito già due correttori, questo è ancora in tonso, l'ho usato pochissime volte, prima o poi lo finirò perché non lascio mai i prodotti, non li butto mai con qualcosa dentro, cerco sempre di portarli al termine. In questo caso, se non mi piace come correttore, magari lo posso usare come base ombretto o aggiungendo un po' di fondotinta. Se questo tipo di correttore che è qua dentro è molto pesante, se lo miscelo con un po' di fondotinta diventa un attimo più leggero e l'effetto è meno pastoso, ecco. Poi ho portato della Jolie la mia crema abbronzante, la terracotta bombata, dove sei, la 2, questa è la terra che uso per enfatizzare la mia abbronzatura. Niente, questa terra era, c'aveva la bombatura, ora l'ho spianata, quando finirà me ne compro un'altra. Questa è troppo aranciata, la prossima la vorrei meno aranciata. Ho portato le salviettine asciuga sebo, non lo riesco a dire, della Wycon. La base per il viso della Essence, quella o la Bout Matte, che credo che stia per andare a male perché mi fa un po' di pallini in faccia, un correttore che quasi è praticamente agli sgoccioli, non so se si vede più, è in questo angolino qua, era della Eufytra Skin Color, mi piace tantissimo, cerco sempre di portarlo con me. Correttore della Shaka, quello verde in stick, praticamente un matitone stick, della Galenic ho portato la penna illuminante, il ritocco flash che uso per le occhiaie,
e la DD Cream, questa pure l'ho vinta, entrambi l'ho vinta in un concorso di LOL e mi piacciono tantissimo. La DD Cream ha anche un SPF 25, veramente good. Ok, ora proseguiamo con l'altra pochettina. Allora, in quest'altra pochettina ho i prodotti, diciamo, da skincare. Ho portato questa piccola confezione di body lotion che mio papà mi prese in un albergo l'ultima volta che ha fatto una fiera. È abbastanza liquida, è una 30 ml, quindi devo stare 3 giorni. L'ho presa e l'ho buttato qui dentro. Il mio deodorante della Neutro Roberts, l'Intensive antitraspirante iper sudorazione, effetto 48 ore, Deo Roll-On, zero alcol, ha un profumo di burrasco, mi piace tantissimo, poi ed efficace molto. La crema da viso che sto usando in questo periodo è della Cera di Cooper, ricetta di bellezza, pelli sensibili, crema viso protettivo, effetto dermo riequilibrante, clinicamente testata. Ha un bellissimo profumo. Mi piacciono tanti i profumi della linea Cera di Cooper. Poi ho portato del Blistex, il lip... oddio, come si chiama? Liquid Lip Moisturizing, praticamente è una serie di oli e altro, quindi è un burro di cacao, non mi esce il termine, è anche un balsamo labbra perché più che altro è liquido, vabbè, è un coso per labbra, c'ha anche l'SPF, perciò ho portato questo rispetto a un burro cacao normale. Poi della Bottega Verde della linea Natural Lift, scusate, la crema contorno occhi con argilenine, pluridefense e estratto di mirtillo, è il mio contorno occhi del momento. E ho portato anche della L'Oreal, della linea Sublime Sun, il fluido viso 50+. Quando sono uscita di giorno ho messo questa invece della crema idratante che non ha neanche un filtrino, brutta cattiva cattivina. In quest'altra pochette invece ho messo i prodotti di trucco in generale. Iniziamo con questo che fuoriesce, è un pezzo di un'ennesima trousse della Pupa, solo che in questo caso sono riuscita a staccarne un pezzo per portarmi soltanto quello di cui avevo bisogno. Scusate il casino, un momento. E l'ombretto in questione è questo bellissimo rosso ruggine che adoro. Mi sono resa conto che ho portato tanti ombretti sul rossiccio caldo, sempre per enfatizzare i miei occhietti. Ma devo smettere, la stessa stronzata. Poi ho portato una matita nera, questa è della Kiotis e la Noir, è l'unica nera che hanno. Poi il kit della Essence con l'unico ombretto che mi è rimasto, quello là marrone scuro. Un ombretto nero per bloccare la matita e fare piccole sfumature. Poi l'eye primer di Debbie che non sopporto, ma prima o poi confido nella sua morte. Una matita bianca, questa è della J. Hove, non so come si pronuncia, Fashion Eye, matita occhi, la numero 102, è un bianco perla ma non troppo perla, la sto ancora studiando. Poi ho finito questo matitone per labbra della Essence Color, comunque questo matitone della Essence bianco per le labbra, un bianco rosato per le labbra. Ancora della Kiotis l'eyeliner nero, sì, noir come la matita. Della Kiko il top coat volume e definizione, il top coat mascara. Poi della Essence l'eyeliner glitterato bianco, questo, ups, c'è una gocciolina, non rilascia una bella linea bianca, mi piace quello sbrillio che lascia, tipo anche stasera ho messo quello dorato, ma lascia
tutto questo show di glitterini che mi piacciono tantissimo. Della Garnier ho portato il Pure Active e il correttore Roll-On per i brufoli 2 in 1, copre e aiuta a far guarire l'imperfezione. Poi ho portato della, non mi ricordo come si chiama, Yves Rocher, la matita per le sopracciglia che sta diventando praticamente piccina picciò, fra un po' la devo sostituire. Poi ho portato della Essence una matita color burro, questa è la numero, allora è la Casual Pencil, numero, non si legge più il numero, vabbè. Poi ho portato ancora della Essence una matita per le labbra, Lip Liner numero 11 in the Nude, che non ho usato, no, ho usato un attimo di De Foyance, un luce da labbra del Yves Rocher rosso, si chiama, non si chiama, è un numero, il numero 32. Poi ho portato della It Style un tuttofare in rosso, il, questo si chiama Perfect Cream Waterproof, occhi, labbra e guance, un bel colore rosso che è il numero 7. Lo uso la sera sotto, prima di mettere il lucido labbra, per fare una base bella sulle labbra e poi metterci il lucido, oppure come base ombretto colorato, come linea di liner, mi piace tantissimo. Poi ho portato della Kiko, la, non so se esiste ancora, la Glamorous High Pencil, la numero 403, è una matita rossa, adoro il rosso per gli occhi, basta sapere dosare e il gioco è fatto per gli occhi chiari, azzurri più di altro. Ombretto in crema della Kiko, il numero 09, questo bel celeste. Ok. Poi vi devo far vedere altre due cose, portapennelli e un'altra pochettina. Il portapennelli è della Essence e ci ho messo questi pennelli, tre da viso, blush, fard, cipria e terra abbronzante, terra per il contouring, poi un paio per applicare l'ombretto, uno con a sezione C per di solito l'highlighting, uno piccino d'applicazione, questo da sfumatura e poi uno piccolo da precisione che domani andranno a lavare. Sto cellulare non lo sopporto più. Come ultima pochette ho portato questa qua piccolina blu che era della Piastra e dentro c'è ciò che ho utilizzato per rifarmi le unghie, il separadita, un po' di ovattina che mi è rimasta, questa base trattamento unghie base multiuso della Miss Broadway MB, non riuscivo a ricordare come si chiamava. Poi ho portato il bianco bianco perla, che poi è quello che ho ancora sulle mani, non ci sta scritto neanche più di che marca sia, di che numero sia, è rimasto un culetto, prima o poi finirà, e visto che è molto denso ho portato dell'alcol al 99% così da diluire il prodotto e per non fare il pastone, ma volevo qualcosa di facile da applicazione che non si vedesse se sbagliavo, perché non avevo nessunissima voglia di correggere. Ok, queste sono tutte le cose che ho portato per questi tre giorni nel mio paesello, io spero che questo video vi abbia fatto compagnia, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!